noi chiaramente ci aspettiamo, speriamo in un dissequestro, perché ci sembra che ci siano tutte le condizioni per poter stare tranquilli. L'esito è chiaro che non è scontato e nelle more di questa decisione e quindi appunto del dissequestro, ritorno al concetto, noi vorremmo ribadire la necessità della sede unica per il Mancini, perché certamente siamo stati collocati in una maniera più che dignitosa dalla provincia, questo lo dobbiamo dire, però è chiaro che ci sono tutta una serie di cose che fanno la scuola, che in questo momento probabilmente ci mancheranno, e per quanto ci siano stati tutta una serie di impegni per i laboratori, insisto su questo aspetto perché comunque parliamo di un liceo scientifico e per una didattica completa è necessario avere questo, è necessario avere le palestre e chiaramente due delle tre sedi non ce l'hanno. Quindi ci auguriamo che l'esito sia positivo, assolutamente, e aspettiamo, però ci teniamo a dire una cosa, che nel caso non ci fosse noi pretendiamo di avere una soluzione che non abbia un carattere di provvisorietà. Gli studenti malissimo, perché è chiaro che soprattutto per quelli di prima che hanno iniziato un percorso scolastico impegnativo, dover ovviamente rinunciare alla scuola in orario mattutino, fare dei turni il pomeriggio, non avere neanche, devo dire, la solidarietà delle altre scuole, perché nessuno ha mai proposto in quel periodo un'alternanza come è stata fatta nel periodo del terremoto dell'80, quindi questo sicuramente non è stato bello, è una pagina un po' brutta della storia della scuola irpina, però poi alla fine faticosamente tutto è ripreso, perché la voglia di studiare ovviamente c'era, ma non ci dimentichiamo pure il disagio dei docenti che dovevano girare tra 5 plessi, 6 plessi, con ricadute sulla didattica, insomma... Non è stato facile e quindi adesso ci auguriamo che finalmente di vedere la luce.